Gianni Fossati, direttore sportivo del Bogliasco, siamo alla vigilia di un match importante, quello che sabato opporrà i tuoi ragazzi al Camogli, match per il primato, la qualificazione ai playoff è già ottenuta per entrambe le squadre, però come detto c'è in palio il primo posto del girone e non è un piazzamento così, solo diciamo di facciata, è anche un piazzamento importante per il proseguo del campionato. Sì, guarda, è un motivo di grande soddisfazione perché quest'anno all'inizio del torneo ai ragazzi gli era stata alzata l'asticella proprio per cercare di arrivare ai playoff perché la squadra comunque era stata costruita per fare bene e per provare ad arrivare in zona playoff. Non mi sarei mai immaginato, ti dico onestamente, di trovarmi alla penultima giornata e prima in classifica a giocarmi il primato in uno scontro diretto contro il Camogli. Abbiamo due risultati a favore, è una partita importante, è un derby importante, è un coronamento, come ti ripeto, di una stagione fatta benissimo sia dai ragazzi ma soprattutto dall'allenatore che ha dato il meglio, è riuscito a costruire, a mettere insieme una squadra composta da ottimi giocatori, esperti e tanti giovani. Questa è la filosofia della nostra società: portare avanti i nostri giovani, farli crescere e ricreare di nuovo quello spirito di appartenenza, quel senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto Bogliasco. Sabato, come hai detto tu, c'era una partita difficilissima contro un'ottima squadra, contro una squadra attrezzata, con l'ultimo arrivo di un ottimo giocatore a livello internazionale, ma anche noi siamo un'ottima squadra, abbiamo giocatori di grande esperienza a livello internazionale, vedi Manzi, vedi Guidaldi, per non citare poi Pria, Puccio, ma è una banda, Boero, è una banda di giovani bravi che stanno crescendo di partita in partita, quindi sarà una partita come ai vecchi tempi. Mi dispiace purtroppo che non possiamo usufruire della cornice del pubblico, spero ancora per poco, perché sarebbe veramente uno spettacolo. Ecco, a proposito di pubblico, la speranza è quella, chissà, magari di averle proprio per le partite di playoff. Ma guarda, la speranza sì, perché comunque vedi il calcio, ma la pallanuoto, una partita senza pubblico non entusiasma noi che andiamo in acqua, ma neanche i giocatori hanno gli stimoli giusti. Soprattutto una partita come questa che di solito regala davvero uno spettacolo incredibile sulle gradinate, no? Ma sì, è vero, io ho avuto la fortuna nel mio passato di farne tanti di questi derby e sono sempre finite, c'era sempre stata una grandissima cornice di pubblico. A volte finiva anche con qualche zoccolato, qualche ciabattata fra il pubblico, però era il bello del derby. Noi siamo preparati, siamo pronti, siamo tranquilli. I ragazzi non hanno pressione perché quello che gli è stato chiesto l'hanno tenuto. Quindi, già il fatto di essere matematicamente nei playoff è un grande risultato. Oggi l'appetito viene mangiando perché se riuscissimo a passare per primi addirittura sarebbe tanta roba per il primo anno che abbiamo programmato qualcosa. I ragazzi sono tranquilli ma consapevoli, vogliamo fare nostra la partita perché sappiamo di essere bravi come loro, se non io reputo ancora più bravi. Quindi dobbiamo entrare in acqua con la tranquillità, la serenità, la fame, la grinta, la cattiveria sportiva per portarci a casa questo derby, perché ce lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alla nostra società che sta facendo mille sacrifici, lo dobbiamo ai nostri tifosi che purtroppo non potranno essere presenti.